Benvenute e benvenuti a questo video su Caterina II. Ho visto che avete notato il video su Pietro il Grande, lo zar Pietro il Grande di Russia, e è stato uno dei miei video con più visualizzazioni in assoluto. Non pensavo che ci fosse così tanto interesse per questo personaggio storico. E perciò farò un video anche su Caterina II. Caterina II l'abbiamo nominata in classe per una semplice ragione. Caterina II è considerata uno dei sovrani illuminati. Dunque, cerchiamo di vedere chi era questa regina che abbiamo ricordato a proposito dell'illuminismo. Caterina II non è la prima donna che guida l'impero russo, perché è figlia di un'altra imperatrice, cioè è figlia di Elisabetta, ed Elisabetta a sua volta era una delle figlie di Pietro il Grande, quel Pietro il Grande di cui abbiamo parlato proprio qualche momento fa. Noi in questo video dunque ci occuperemo di Caterina II di Russia. Il mecenatismo fomentato da Caterina ha prodotto il maggior sviluppo nella storia delle arti russe, al di sopra di quello di qualsiasi altro sovrano, anteriore o posteriore a lei. È stata legata agli ideali dell'illuminismo, ha considerato se stessa come una filosofa sul trono. Ha mostrato una grande preoccupazione per l'immagine che dava di sé all'estero e ha cercato di essere considerata in Europa come una sovrana illuminata, moderna, nonostante la Russia stesse ricoprendo spesso nel continente europeo il ruolo di una nazione tiranna. E nonostante il suo amore a parole per gli ideali della libertà e dell'uguaglianza, non liberò i servi dalla schiavitù della gleba e perciò nei fatti non modificò il sistema feudale russo. Però noi la ricordiamo per il grande, per l'enorme contributo dato allo sviluppo delle belle arti. Ha fondato la superba collezione che oggi costituisce il nucleo portante del Museo dell'Ermitage, raccogliendo opere artistiche da tutta Europa. Oggi l'Ermitage si trova nel Palazzo d'Inverno. Fu preoccupazione di questa sovrana riunire un insieme artistico pari o forse superiore a quello delle altre corti europee. E spese enormi quantità di denaro per acquistare dipinti, sculture e a volte intere collezioni d'arte che appartenevano a nobili e a magnati della Francia, dell'Inghilterra, per esempio il barone Crosati, il politico Robert Walpole. Il suo factotum, Ivan Betskoi, scrisse anche un manuale per l'educazione dei bambini e questo diede la prova di quanto fossero penetrate in lei le idee illuministe, perché uno degli ideali dell'illuminismo era quello di diffondere la cultura. Aprì anche una scuola, il famoso istituto Snolny, per le giovani dame, quindi persino l'educazione delle donne fu presa in considerazione. Lei stessa era certamente una persona dalla cultura immensa. Scrisse lei stessa dei libri, romanzi, opere di finzione e aveva una enorme predilezione per gli illuministi francesi. Studiò Voltaire, Diderot, d'Alembert. Diderot lo conobbe personalmente e Voltaire non lo conobbe mai, però rimase in corrispondenza con lui per 15 anni. E quando il filosofo Voltaire morì nel 1778, lei acquistò tutta la sua biblioteca e comperò quindi agli eredi di Voltaire i suoi libri che portò in Russia nella biblioteca pubblica imperiale.
E Voltaire, in cambio, mostrava la sua riconoscenza per il mecenatismo e la generosità di Caterina, chiamandola Stella del Nord, Semiramide di Russia. Semiramide era la leggendaria regina di Babilonia. Quando nel 1793 però venne decapitato il re di Francia nel pieno della rivoluzione francese, la zarina Caterina II non sposò più le idee di questi illuministi francesi, mandò il suo esercito a formare parte della coalizione antifrancese e contribuì a lottare contro l'esercito rivoluzionario della neonata Repubblica di Francia. Anche il figlio decise di sposare poi le idee conservatrici e il figlio continuò le guerre contro la Francia e rafforzò l'esercito, la disciplina militare. Perciò ci sono stati dei cambiamenti che sono stati e altre cose invece che sono rimaste sempre uguali. Inoltre non bisogna pensare che sotto il governo di questa sovrana non ci siano state guerre, anzi si sono combattute numerose guerre, tutte le guerre di successione del Settecento, la guerra contro l'Impero Ottomano, la guerra contro la Polonia per la spartizione della Polonia, perciò nei fatti è stata una sovrana con un potere assoluto che ha governato in modo assoluto, ma la chiamiamo un despota illuminato perché comunque dal punto di vista della cultura ha portato una boccata di aria nuova all'interno della Russia.